Si è aperta con la lettura della preghiera dell'iconografo la mostra dedicata all'artista milanese Antonella Formenti, allestita nelle sale di immagini Spazio Arte di Via Beltrami a Cremona. Non poteva che essere così, dal momento che l'artista lombarda si è specializzata proprio nella realizzazione delle icone di tradizione bizantina, care all'esperienza religiosa ortodossa. Il suo riferimento, come ha spiegato il critico d'arte Gianluigi Guarneri al pubblico cremonese, sono le immagini sacre del periodo che va dal 1100 al 1500 d.C. Si va dalle descrizioni dei vari momenti della storia della salvezza, realizzata dall'avvento di Gesù di Nazareth, alle immagini che riproducono Maria, la madre di Dio, gli evangelisti, alcuni santi cari alla devozione cristiana e gli angeli, con un angolo riservato all'esperienza religiosa francescana. Le icone, come ha riferito la stessa artista, vengono realizzate seguendo modalità compositive ben precise che danno corpo a quella prospettiva inversa che è la nota caratteristica di ogni icona. Nella sostanza, il dipinto sembra quasi invitarci ad entrare in relazione con la realtà descritta, invertendo la prospettiva tradizionale della pittura occidentale. Antonella Formenti ci mette poi del suo per rendere ancora più attrattive le immagini sacre, aiutandoci ad entrare in contatto con la simbologia cristiana. Siamo di fronte ad opere che ci invitano al silenzio, ha osservato Angelo Rescaglio, noto personaggio degli ambienti culturali cremonesi, andando controcorrente rispetto alla sensibilità attuale. La mostra, allestita nelle sale di immagini Spazio Arte di Via Beltrami a Cremona, resterà a disposizione dei visitatori fino a sabato 28 settembre.